Ciao ragazzi e Salve a tutti. bentornati al Tè Artistico. Siamo ancora vive, come potete vedere, per vostra disgrazia. Facciamo le corna. Allora, questa è una comunicazione di servizio praticamente. Abbiamo anche le comunicazioni di servizio. Ovviamente sì, dopo un anno bisogna pure organizzarsi, cioè, ci Anzi, mancherebbe. siamo forniti, qua, ragazzi, mica si scherza. Esatto. Tant'è vero che stiamo preparando una serie di video riguardanti una particolare rocca delle Marche. Perché? Perché è figa, perché è strafiga e perché ci piace un sacco e perché ci ha impiegato un anno a portarmici. Perché Solo questo qualcuno lo voleva. vale. Tra l'altro, questa rocca ha anche la forma di una tartaruga, quindi è chiaro che a me piace. Anche per qua. Ecco! Io sono quella di Vedi? coccio, lei è È quella di proprio capo. la rotta! Perché chi va piano va sano e va lontano, capite? Perfetta, è la nostra rocca questa, neanche a farlo apposta, è la nostra. È apposta a partire da questa forma, vi diciamo che diamo qualche indizio, poi magari se indovinate siamo tanto contenti perché vuol dire che già la conoscete. Allora, dove si Allora, ok, trova? Nelle Marche, già una. Primo indizio. no, ma a partire poi dalla forma, la tartaruga ha una forma alchemica, è un simbolo alchemico e questa rocca è piena di simboli alchemici. Essenzialmente perché chi l'ha ideata, chi l'ha sognata, chi l'ha voluta era un Committente. alchimista. Esattamente, Esatto. era un alchimista, era un astrologo, perché l'astrologia 500 e più anni fa era classificata come scienza e aveva studiato a Milano. Aveva le conoscenze giuste. E quindi ed aveva anche bei, cioè, buoni rapporti di parentela, mettiamola così. Diciamo che c'è qui un po' anche di mistero, eh? C'è anche un po' di intrigo Wow. perché c'è. Purtroppo questa persona ha avuto la dannatio memoriae, cioè se guardate in un libro di storia di Non questo risulta. casato, non, cioè se c'è una riga vi dico grazie, insomma, cioè, un Perché po'. no, esattamente lui risulta che è esistito, ma i rapporti che erano realmente, che esistevano anche di parentela, non c'è traccia, e soprattutto non c'è traccia sul fatto che lui era l'equivalente di un'eminenza grigia, cioè era quello che stava nelle retrovie, quello praticamente non si prendeva, faceva Contento. tutto e non si prendeva la laurea di niente. Esatto. E ad un certo punto gli hanno anche dato dello stregone, perché logicamente qualcosa a una persona così eccelsa gli devono trovare, anche se inventata. E ha rischiato quindi veramente il rogo, se fosse stato un pinco pallino qualsiasi sul rogo ci sarebbe andato sicuro. Lui non era un pinco pallino qualsiasi, quindi se l'è scampata. Esatto. Però è stato bisprattato per più di 500 anni. Un'altra caratteristica di questa rocca, sempre legata alla sua forma, alla sua struttura, c'è che ha resistito a un ordigno bellico del 1944, Voi no. Seconda Guerra Mondiale. Voi non capite perché lei quando dice ha resistito, uno pensa che abbia subito un danno. Enorme e sta ancora in piedi. In tre, allora io e lei non siamo esperte di bombe, non siamo esperte di buchi che possono lasciare queste dette bombe. Bombetti, non so come si chiamano. Quindi, per far capire quanto siamo esperte entrambe di queste cose, suo marito. Che è appassionato della Seconda Guerra Mondiale, anche di storia, storia delle armi, eccetera. Era con noi in tre a girare sotto le mura, Oh, uno a manco a destra, uno a Gerico. sinistra, uno a guardare ogni singola breccia. Cioè, no, è quella, no, non è quella. Non è che ce ne fossero tante, perciò, ma sarà quella fossettina lì? Sarà quella Guarda! cosetta? No, Alla alla fine. fine abbiamo dovuto chiedere alla guida. La prego, ci dica dov'è la breccia perché non l'abbiamo proprio. Non si nota! Non la Gli ha vedi? fatto caro caro! Non la Praticamente, vedi? voi immaginate, vicino a questa rocca c'era un'abitazione. Questo, immaginiamo, proiettile. Praticamente ha fatto pim pim! Ha Rimbalzato. rimbalzato, la rocca è rimasta su. Ha distrutto la casa vicina. Mi dispiace per chi ci viveva, per carità, però immaginate la scena. Tant'è vero. Non, allora, no, cioè, questa casa è crollata non perché gli è arrivato un colpo diretto, ma gli è arrivato un colpo di Esatto. rimbalzo. Non è che l'ordigno bellico magari No. fosse debole,
giù la roccia è fatta in un certo modo, con questa forma particolare che le permette una difesa passiva. Quindi praticamente era come, non lo so, da... Lo scudo. Sì, esattamente. Quindi ha ribalzato questa rocca, ha resistito a un ordigno bellico, è stata fondata più nel 400. Sì, nel 400. Sì. Ed è anche antisismica, oltretutto ha resistito a un ordigno bellico, è anche antisismica. Tanto è vero che venne usata come scrigno, presente quelle opere d'arte di personaggi che nessuno conosce, che so, Tiziano, no? Giorgione, Raffaello, cioè, ma non solo. I primi artisti proprio, quelli che manco vengono citati nella storia dell'arte, sto scherzando. Sconosciuti, ecco. Gente così, ecco, quelle opere, se noi ancora riusciamo a vederle, è perché sono state custodite dentro questa rocca. Quindi tu vuoi, immaginate... Ma voi immaginatelo, adesso lui per farvi verso la sala, cioè qualcuno si è preso la briga durante la seconda guerra mondiale, con i bombardamenti in corso, di prelevare opere d'arte, andare in giro con queste opere d'arte, cercando, pregando il Dio che non gli cadesse una bomba sopra la testa, cercando dei ricoveri che fossero più resistenti possibili, perché dovevano proteggere queste cose, questi tesori. Oh, e ci sono riusciti, rischiando anche la loro vita, perché sì, l'opera d'arte distrutta non può essere, può essere replicata, ma è un falso storico. Una vita umana vale di più, eppure hanno messo a rischio le loro vite per proteggere questi tesori e farli arrivare fino a noi. Un bello spunto di riflessione, non c'è che dire. Già, tanto di cappello, davvero. E sono, e parleremo anche di questo. Esattamente, perché meritano, perché tutto questo è successo nel Marche, non è successo a Roma, non è successo in Piemonte, in Lombardia, nel Partenopeo o in qualsiasi altra regione più rinomata, è successo qui nelle Marche, in un, perché nel Monte Feltro. Ma infatti, ma perché ci siamo fissati sulle Marche, la storia delle opere del marchigiano, degli artisti marchigiani? Un po' perché ci viviamo, ovviamente, ma anche perché le Marche... Soprattutto. Che comodo. No, ma a parte questo, le Marche sono un museo diffuso. Praticamente sì. Non c'è borgo, non c'è... città, non c'è, che non abbia qualcosa di interessante e che meriti di essere visto. Questa rocca è un esempio eccezionale, perché veramente, come vedrete, ha tantissime cose che vanno valorizzate, ed è una rocca, fra l'altro, che in pochi conoscono. Esattamente. Personalmente, se vai a chiedere, conosci la rocca Tal dei Tali? No, non sono mai stato, ed è un peccato, perché anche solo il panorama merita, mai. Anche senza entrarci. Il panorama, soltanto quando arrivate e vedete quello che è l'orizzonte, vi lascia bocca aperta, senza contare la rocca, soltanto quello che vedete all'orizzonte. L'ha capito anche lei. No, cioè, grazie. Era un pezzo che dicevo, andiamoci. No, ma per un alla fine è rimasta affascinata, come potete vedere. Tanto di cappello, veramente, tanto di cappello, perché non pensi di aver visto tutto, ma invece no. Quindi parleremo di questo gioiello che si trova nelle Marche, in provincia di Pesaro Urbino. Le Marche sono ricchissime di tantissima storia, quindi non è soltanto il Pesaro Urbino, ma adesso noi abbiamo preso, cioè ci concentriamo nella provincia di Pesaro Urbino, e vi parleremo di questa rocca che è stata dimenticata, perché alla fine è la gemella di un altro fulcro rinascimentale marchigiano. La sorella gemellina. Diciamo che cooperavano. Esatto, cooperavano, ecco. Non la gemella a livello strutturale, perché sono diversissime, ma cooperavano ed erano sorelle. Poi vi spiegheremo anche il perché. Perché, come dice la Sara, e c'ha ragione, se parli di spettegoli, di quello che succede oggi, stai spettegolando. Se parli di qualcosa successo più di 500 anni fa, fai la storia. C'è un'altra cosa che volevo aggiungere di questa comunicazione di servizio, che noi con questi video non prendiamo un euro, quindi facciamo tutto perché ci piace divulgare il sapere. Se riusciamo ad arrivare a voi, qualcosina di buono l'abbiamo fatto. Esatto. Oh, naturalmente, potessimo veramente fare un lavoro di tutela e valorizzazione dei beni culturali, saremmo felicissime, quindi sicuro
lancio un appello. Aperte virgolette, chiuse virgolette. Quindi. Comunque, va bene, grazie dell'attenzione. E un bacione a tutti quanti. E ci vediamo nei prossimi video. Che usciranno prestissimo. Quindi ti meritano. Non fra un anno. Non fra un anno, prima. Intanto, buon relax. Presto.